God Save the Wine, siamo a Milano a parlare di energia e cambiamento. Veniamo da lontano, Luca, veniamo dalla Puglia, ma in quest'Italia forse la Puglia è uno dei motori del grande cambiamento, non tanto del vino italiano sicuramente negli ultimi anni, ma anche nel futuro. Possiamo guardare alla Puglia per il futuro del vino italiano? Ma io, insomma, da Veneto trasferito in Puglia direi di sì. Insomma, ci sono diverse realtà che stanno trainando la Puglia prima all'estero, quasi adesso con una grande, insomma, in grande spolvero anche in Italia e nelle altre regioni, nelle città, Milano, Roma. Quindi guardiamo direi al presente e al futuro con grande fiducia. Ecco, i vini pugliesi nelle grandi città funzionano molto, perché ci sono i pugliesi sparsi per l'Italia oppure perché il pubblico ha un gusto più curioso, più particolare? Ma io direi che c'è un po' un interesse per la Puglia, innanzitutto in questo momento, che è legato anche, possiamo dire, ad alcune dinamiche turistiche, no? Il Salento è sulla bocca di tutti, però c'è la qualità del vino che parla. La qualità del vino, la sua piacevolezza, la sua modernità, potremmo dire, che è quella che perseguiamo poi nei nostri vini San Marzano. Abbiamo un primitivo nel bicchiere, è un primitivo che è comunque un vitigno storico, e la modernità del primitivo invece dove sta? Ma la modernità del primitivo, diciamo che noi abbiamo sempre cercato, con il 60 anni prima e adesso con questo anniversario 62, che è la nostra riserva di primitivo, di creare proprio un bel bilanciamento tra eleganza e un grado alcolico più contenuto rispetto a quello che erano i primitivi di 15-20 anni fa. Quindi una grande bevibilità, ma anche una grande struttura, insomma 18 mesi di affinamento e una capacità evolutiva non indifferente. Un vino importante nonostante sia bevibile, elegante e morbido. Questo è un cambiamento sicuramente per il vino pugliese interessante e adatto al futuro del vino italiano. Grazie. Grazie a te, Andrea.